Amiche e amici, buongiorno. È un piacere per me oggi essere qui insieme a voi in una veste inedita, ovvero quella di giudice. Ma non sarò l'unica giudice oggi, sono in compagnia del vice capitano del Milan femminile Laura Fusetti. Ciao Laura. Ciao, piacere, buongiorno a tutti. E anche ovviamente di Nicolò di Chef in Camicia. Ciao Nicolò. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Allora, siamo pronti a giudicare questa sfida che consiste in 30 minuti di tempo per ogni squadra, squadra rossa e squadra nera. Ovviamente richiamano i colori del nostro Milan. Dovranno preparare un piatto che verrà giudicato da noi, come ben sapete, con tre criteri, ovvero la bontà, la milanesità e la presentazione, quindi visiva, quella dell'occhio. Noi siamo pronti per iniziare. La prima squadra è composta da Daniele Massaro e da Julia Simic. La seconda, invece, è composta da Mister Maurizio Ganz e da Alessia Piazza. Allora, abbiamo testa per la squadra di Giulia e Daniele e croce, invece, Maurizio e Alessia. Andiamo? Vince la squadra di Alessia e Maurizio. Possono scegliere tra la cucina nera e la cucina rossa e, ovviamente, in ognuna di queste cucine ci saranno degli ingredienti rigorosamente a sorpresa. Cucina rossa o cucina nera? Ale, scegli. Nero. Io scelgo nero. Perfetto, allora direi che possiamo iniziare col nostro gioco. Prontissimi? 3, 2, 1, via col tempo. Chiediamo alle nostre squadre che cosa hanno intenzione di preparare con gli ingredienti che hanno trovato sotto la cloche. Daniele, chiedo a te cosa state preparando tu e Giulia. Beh, adesso stiamo preparando la base di pomodoro con un pochino di aglio, poi dopo metteremo il nero di seppia. Pasta lunga. Abbiamo scelto un trighetto, che è uno spaghetto triangolare, perché tiene meglio il sugo. Giustissimo, ottima scelta. Alessia, vengo anche da te, vedo il mister impegnato. Sta tagliando la melanzana, giusto? La pelle. Le bucce delle melanzane da mettere poi sopra, nell'impiattamento sopra la pasta, per fare il contrasto appunto tra il rosso del pomodoro e il nero della melanzana. Voi invece pasta corta avete trovato? Abbiamo preso il quadrotto, abbiamo deciso. Ideale, per questo tipo di pasta è l'idea. Andremo a fare la polpa di pomodoro con il basilico per condire la pasta. Tutto molto mediterraneo e rosso nero, lasciamelo dire. Quello sempre. Daniele caro, ti chiedo se di solito tu cucini, sei un amante, un appassionato della cucina oppure è una delle prime volte che ti cimenti? Ho avuto la fortuna di conoscere un po' di chef e il loro tocco, il loro estro sono un'altra cosa. Però anche io nel mio piccolo mi diverto. Buon lavoro Giulia, tutto bene? Tutto bene, sì. Un poco pressione. Sì. Sei nervosa? Un poco. I think we have a little bit troppo burro, però we see. Poi vedremo, poi assaggeremo, non ti preoccupare. Vedo una quantità generosa di burro in padella, però col pomodoro ci sta, non ci sta mai male. E poi cosa facciamo? Caliamo la pasta? Guarda che abbiamo 17 minuti, io andrei, eh? Ok, perfetto. E poi il nero di seppia l'abbiamo già usato? Alla fine? Me ne vado, vi lascio cucinare, vi vedo messi bene. Grazie. Ciao. Alessia, so che tu sei un'appassionata di cucina, cucini spesso e ti piace anche. Mi diverte vedere gli altri quando mangiano le cose che cucino e gli piace, quindi è una cosa che mi gratifica molto. Io vi vedo carichi, a buon punto. Melanzane, belle fritte, brava, brava, bella idea. Se vinceremo sarà per merito suo, quindi te lo dico già. Squadra rossa, come sta andando? Tutto bene, I think we work really well together. Dice che stanno lavorando bene insieme, tutto a posto, ti stai divertendo Daniele? Molto, mi piace prendere ordini da lei. Abbiamo fatto un gioco di squadra, cioè d'altronde abituati a essere un grande team. Quante possibilità avete di vincere? Abbiamo fatto del nostro meglio, se loro sono più bravi di noi. Penso che vinciamo, ovviamente, sì. We'll be right back.
Ma come se la stanno cavando le due squadre? Tu che hai l'occhio clinico, ovviamente. Ma allora, mi sembra che i risultati siano almeno alla vista assolutamente soddisfacenti. Poi ho visto anche qualche scelta di piatto un po' aggressiva, qualche impiattamento un po' ben curato. Per cui, secondo me, ce la si gioca ad armi pari. Squadra nera, benvenuti, vi chiedo subito, Alessia, parto da te, ti stai divertendo? Come ti trovi col mister, compagno di squadra? Collabora, nonostante abbia detto che non è molto abile in cucina, sta collaborando molto bene, devo dire. Faccio la finta, no, ma lei è brava, io cerco di non fare danni. L'ho chiesto anche all'altra squadra, secondo voi quante possibilità avete di vincere? Io direi 100%. Io ci spero. Come potete vedere mancano soltanto 5 minuti e quindi squadre, mi raccomando, date il massimo nei minuti finali. Stop al tempo, stop al tempo sulle mani. Ragazzi, complimenti a tutti, la sfida è finita, adesso andremo a giudicare i piatti. Beh, allora direi che il piatto si presenta molto bene, minimale, c'è questa melanzana fritta che va in altezza. Questo piatto della squadra nera, devo dire che d'aspetto mi piace. C'è un contrasto appunto tra il rosso e il nero. È anche molto milanista perché c'è rosso e nero ben distinti. Andiamo all'assaggio. Allora, la melanzana in effetti non è proprio croccantissima, sono stati anche un po' tirati col sale, se proprio dobbiamo trovare il pelo nell'uovo. È un po' indietro di sale, però il pomodoro è molto saporito e anche la melanzana molto buona. Non sono le melanzane frittissime, diciamo. Sul gusto do un 6 di incoraggiamento perché ho visto grande impegno, sull'estetica do 7 e sulla milanesità do 10 perché questo accostamento rosso-nero per me è sempre una questione di cuore. Alla presenza io do 10 perché mi ha colpito, alla milanesità 8, per quanto riguarda il gusto devo dare un 6. 10 per la milanesità, 8 per l'estetica e azzarderei a un 6,5 per il gusto. Molto bella la presentazione anche del piatto della squadra rossa. Un po' anni 80 con questi due pomodorini messi così a lato e il ciuffettino di aneto. Non ho ben capito cosa sono questi due pezzettini di spaghetto. Apprezzo i numeri, l'11 di Daniele Massaro in carriera e il 91 di Giulia. Anche qui la milanesità si vede, anche se il pomodoro non è rossissimo. Un po' meno contrasto rosso-nero, sento dei commenti dietro che scaricano colpe. Anche in questo caso col sale si è stati un po' più tirati, però mi piace il contrasto tra la salsa fresca di pomodoro e lo spaghetto un po' più carico col nero di seppia. Molto buono anche questo. Si sente molto il dolce appunto del fondente di pomodoro. Anche a loro un 10 per l'impiattamento. Milanesità devo dare 7 perché manca un pochino di rosso. 6 al gusto. 9 per la milanesità, un 8 per come estetica e anche qua un 6,5 per il gusto. Al gusto gli do un 7, dai. Gli do anche all'estetica un bel 7. Alla melanesità devo scendere di un voto e andare sul 9. Ottimo lavoro. È stata una sfida avvincente, emozionante ed anche molto divertente. Ora però è il momento di proclamare il vincitore di questa giornata. È la squadra nera! Il mister con Alessia hanno vinto, sono stati bravi, però bravissimi anche Daniele e Giulia. Tanti complimenti a voi, di pochissimo, posso dirvi solo questo. La nostra Laura vi consegnerà il premio, cara squadra nera. È una meravigliosa collezione di piatti firmata La Molisana, dedicata ai segni zodiacali. Grazie. Tengo io. Sì, assolutamente sì. Ciao a tutti ragazzi, è stato davvero un piacere essere qui con voi. Grazie Daniele, grazie Giulia, grazie Alessia, grazie Mister, grazie Laura. Spero vi siate divertiti, a prestissimo.
Grazie, ciao. Ciao. Ciao a tutti.